Ad ogni istituto il suo preside. In Friuli Venezia Giulia finisce l'era delle plurireggenze grazie all'immissione in ruolo di 64 presidi. 66 quelli convocati, ma 2 hanno rifiutato. Tanti quanti erano necessari, reclutati grazie all'ultimo concorso. Un esercito di signore per lo più, c'è chi arriva dal vicino Veneto. Non lontanissimo, perciò potrò muovermi nel weekend, tornare a casa. Con tanto entusiasmo perché è stato un percorso lungo, faticoso, sudato e voluto, e nonostante la lontananza ho trovato una terra molto accogliente. Spero ovviamente il più possibile vicino al Veneto per poter rientrare insomma in famiglia, perché ho 2 figli adolescenti e c'è voglia di rivederli, insomma, chiaramente. Non è una cosa facile, c'è un sacrificio, c'è una famiglia dietro che ha supportato questa scelta, un marito, dei figli e tutti, insomma. Ma anche chi arriva dalla lontana Sicilia. Dopo 26 anni, perché io 26 anni fa, precisamente nel 93, ho iniziato a Udine, in provincia di Udine, precisamente a Cividale, la mia carriera di insegnante. Quindi ritorno, forse un segno del destino, riniziare un nuovo percorso, e spero con la stessa passione, forse di più. Sono stata anche in Carnia, per cui ho girato un po' nella provincia di Udine, ma non più di tanto, voglio dire, non posso dire di conoscere la regione, ma è una regione comunque che tra quelle del nord ho preferito. Il marito giù a Castelvetrano, in provincia di Trapani, quindi in Sicilia, quindi sono direttamente all'opposto da dove mi trovo in questo momento. È un marito che mi ha supportato alla grande, altrimenti non avrei neanche accettato, perché dopo tanti anni di gavetta e di sacrifici diventa anche pesante la decisione. Ma il percorso è stato lungo, travagliato e pesante, come diceva anche poco fa la nostra direttrice regionale, quindi ne vale la pena di iniziare questa nuova avventura con serietà e responsabilità. Soddisfazione alla direzione scolastica regionale, dove tirano un sospiro di sollievo. Saranno pochissime, saranno soltanto i posti nominali, però veramente una manciata rispetto alla situazione tragica dello scorso anno. Sono ben 66 le immissioni in ruolo, che corrispondono proprio alle sedi vacanti che noi abbiamo comunicato al Ministero, quindi siamo molto contenti che siano state autorizzate altrettante rispetto alla sofferenza che avevamo. Molte donne, questo è un dato sicuramente, diciamo, che conferma una tendenza che si era già manifestata nel recente passato, di una sempre crescente femminilizzazione, diciamo, del mondo della scuola, ma adesso arriva anche al ruolo dirigente, che, diciamo, era rimasto negli anni, insomma, ancora un po' feudo maschile. È una notizia, insomma, interessante anche questa, anche quella dell'età, che dà, insomma, l'idea che, insomma, questi nuovi colleghi hanno davanti un percorso significativo per lavorare a beneficio della nostra scuola. Adesso consegniamo il testimone a questi nuovi che entrano, e naturalmente anche come Associazione Nazionale Presidi noi daremo tutto il supporto che serve, insomma, perché comincino bene e poi continuino ancora meglio, con tranquillità, con la consapevolezza del ruolo, con la consapevolezza della responsabilità grande che il ruolo comporta, con l'aiuto dei colleghi, insomma, più esperti. Credo che potranno fare un buon lavoro, noi lo auguriamo di sicuro. Questo, se posso, contrasta con quello che ha dichiarato l'assessore regionale Rosolene, l'autonomia scolastica. Questa è l'autonomia regionale o l'autonomia differenziata. Su questo lei ha dichiarato in una conferenza sull'ANSA che assumeva dirigenti scolastici e di SGA, però questo non accadrà perché abbiamo il 90% di dirigenti coperti, per cui la regionalizzazione, come intendeva l'assessore, non può essere attuata. Se vogliono dare dei soldi per coprire, per arricchire l'offerta formativa, ben vengano, però assumere del personale dove non serve non credo che sia opportuno. Meno lineare la situazione insegnanti, che continuano a mancare nonostante l'immissione in ruolo di nuove forze. Abbiamo avuto dal Ministero l'autorizzazione a 1337 immissioni in ruolo ed è un numero molto elevato. Non abbiamo altrettante teste, perché non abbiamo tanti docenti che appartengono alle graduatorie per le immissioni in ruolo, soprattutto in alcune classi di concorso dove c'è più sofferenza matematica, materie tecniche e sostegno. In questo caso quindi andremo a supplenza annuale a incarico a tempo determinato.